E siamo qui con ferro, carbone, no, cioè... Ferro, carbone? Oggi siamo qui col carbone. Perché? Che in realtà è ferro. Perché oggi siamo qui in realtà con Shard of the Void. E dobbiamo raggiungere quel luogo laggiù. Assai complicato. Il luogo laggiù, che io chiamo... Purgatorio. Ma che stai dicendo? Siamo in un... È vero, è un vulcano gigante questo. È un purgatorio. È un vulcano gigante. È un purgatorio. Dammi retta, è un vulcano gigante. Tu non hai mai ragione quando hai torto. Che te allora? Gramato ferro. Forse è meglio evitare di difenderlo. Lo sapevo! Ce lo sapevi perché l'hai fatto? Perché era meglio vedere che pensare. Lo sai? Guarda quanto ferro, peccato che non lo posso prendere. Perché morirei. Ok, possiamo dirlo. Ok. Tadan! Ok, benissimo, ho trovato il luogo di qui. Ok, aspetta, sono tantissimi. Se muoio qui è la fine dei tempi. Quindi troviamo un altro luogo da dove passare. Puh! Stranamente male. Proviamo a passare sottoterra. Sottoterra. Più sotto, ok. E così più vediamo dove sono i dungeon. Come non detto. Ancora più sotto? O c'è il vuoto? Ah, sei un coglionito di me. No, non c'è il vuoto. Ma mi sa che è una cosa stupida. Se li intrappoliamo tutti in un buco, poi magari non riescono più a uscire. Ok, proviamo così allora. Venite. Dove? Nel buco. Ma vacci te nel buco, io ah, faccio. Lui c'è andato, eh? Ma gli altri non ci vanno. Che credo. Venite nel buco, subito a tutti. Eccone uno. Tiro adesso la leva. Oh, ma sono stupido, non se ne accorgo. Ah, comunque da qui non ci possono passare, eh? Quindi potete uccidere da qua molto facilmente. Non mi interessano io. Una cosa. Vai, esplodi, creeper! No, se faccio così... È una cretinata, ah no, cadono lì dentro. Guarda, si spingono e cadono lì. Vieni. Sono troppi. Vediamo che numero ha fatto. 6, è veramente. Vale. Oh mamma. Mamma mia, ha buttato via tutto il mio legno. Mi serviva. No, non ho buttato via tutto, ce n'è ancora. Ok. Proviamo a fare una fornace per cuocere il ferro. Così ci facciamo un'armatura adesso. Ok. Oh, si stanno impantanando tutti, eh. Mamma mia, ne spawnano troppi, sta laggando tutto. Ok, questi qua li seppelliamo. Sono loro che stanno facendo laggare tutto in questo modo. Ci vanno dentro da soli, non so perché. Vedi? È lì tipo su adesso. Ah ah. Tipo, vedi. Mamma mia, sai che devo dire era la fine. No, 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 no. Ah! È la fine, no, 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 no. Sono stupidi, quindi riescono a raggiungermi. Ma sono più stupido e quindi... Oh, caspita, mi hanno raggiunto! No! Che? Ok, un po' di cose le ho prese. Ma adesso come faccio uscire? Ok, così. Oh, caspita, no. Ok, ho un po' di cose. Oh, no. Arrivano da qui. Ok, sono intrappolato qui dentro. Qui. Se loro cadono lì, tipo, io ci metto il buco proprio più profondo. Aspetta, si vanno tutti lì dentro. Quindi sono salvo. Sì, ok, come l'ho detto, c'è ancora lui. E loro! Serve piccone, serve piccone, serve un piccone! Un piccone, spacca, spacca, deve entrare lì dentro! Sì! Sono salvo! Ce l'ho fatta! Oh, guarda che ci sono riuscito io! Ho preso le cose, prendo tutto io! C'è la lana? Saccheggio 2. Saccheggiati. Saccheggiati. Non saccheggia, vabbè. Si è spento. Guarda quante cose. Vediamo un pochino, allora. Noi abbiamo una spada con ultra potenza. Che in realtà ha 2 di attacco. Appunto, spada senza senso. Questo lo indossiamo. Che ha atterraggio morbido, ma il 40% in meno di velocità. Ma allora niente. E questa altra invece che
Estra potente, c'ha 7 di attacco, sì, ma siamo lentissimi. Le spade completamente inutili abbiamo. Questa magari è una delle tue. Ok. Adesso come ci usciamo da qua però? Come ci sei entrato ci dovrebbe uscire. Adesso peccato che quando ero entrato c'erano pochi mostri, adesso ce ne sono un po' di più. Un bel po' di più. Devo trovare un altro modo. Lava! Vai! Possibilmente dall'altra parte. Dall'altra parte, lava! Ok. Grazie lava, fai il tuo dovere. Molto bene. È tutto un pasticcio qui, eh? Basilisco. Lo so. Ok, ora si sente il fuoco, no? Cioè? Alberico. Ok, questo non devo usarlo. Via. Anzi, ho messo 9 vele. Oh, via, via, via. Non lo conosco, via, Alberico. È un albero ricco, tipo. Bravi, bruciate, moritevi. Anche gold. Chi è gold? Gold. Ok, aspetta, devo spaccare la mano qui. Anche tu hai messo un video. Certo. Però non ci sono dei tizi lì? No. Ma sì, ci sono dei tizi, veramente. Ok, non ha funzionato. Brucia. Brucia. Ah! Ah! Non ti aspettavi questa mossa tecnica. Non l'ho proprio conosciuto, me l'ha detto. Ma non diceva te. Diceva lo scheletro potente. Che non è potente. Vediamo un pochino perché qui. Non è neanche uno scheletro. Non posso riprendere sta roba, è vero. Perché non ho piccolo. Ma allora lo faccio subito. Con il legno. Telefono talmente veloce che caspita volevo fare. Ok, direi di organizzarci un pochino, buttare qui dentro le cose inutili, da qui me mi ci stavo buttando. Ah, che ho preso appunto autobullismo. Buttiamo dentro le cose inutili tu poi. Che cosa è successo? Perché si rimpicciola tutto buttato? Tu che tanto fai schifo. Tu queste cose poi le teniamo di scorta, questo ci serve. E adesso va bene, quindi procediamo. Ok ragazzi, c'è stato un lag strano. Continua a laggare. Troppi mostri stanno spawnando, devo fare un attimo così. Ok, sennò esplodeva il mondo. Ecco appunto, va meglio. Tanto qui non ci dobbiamo stare. Ok, dobbiamo uscire da qui in qualche modo. Pietra, vai tu. Lo prendiamo il ferro, ma sì, dai. Quanto ne abbiamo? 3. Ne abbiamo 26. Quindi sì, possiamo farci un'armatura completa di ferro. Che forza, eh. Adesso però non ci sono più mossi da nessuna parte. Strano che non ci siano mossi. Beh, forse perché ho appena messo in fatica. No, adesso sono in pace. Wow! Ah! Una cesta nascosta! Mi sembra che ci possano essere dei gesti nascosti con le cose potenti. Sono pieno di cose. Chi è che roba? Dobbiamo andare a casa e organizzarci. Molto. Ok. Andiamo a casa e nel prossimo episodio ci faremo un'organizzazione di quelle mega galattiche. Trusty Power! Ah! Trusty mi ha tradito. Piano, piano. Iper velocità. E sui. Allora. Vediamo un pochino. Direi di organizzarci per prima cosa. Mettiamo il baule. Questo. Esattamente qui. Il letto lo mettiamo qui. Tanto possiamo dormire per sempre. Sempre, perché tanto è sempre notte qui. Crafting table lo mettiamo sopra. E buttiamo via queste cose qui.
E questo lo andiamo a posizionare. Continueremo a organizzarci nel prossimo episodio, quindi ciao al prossimo episodio.